ai nostri telespettatori l'approfondimento della nostra redazione Focus è dedicato alla questione terrorismo che preoccupa non poco anche in periferia e dunque nelle nostre città c'è una tensione comunque anche se non la stessa che si registra a Parigi, comunque in tutta la comunità internazionale. Abbiamo invitato nei nostri studi il procuratore, il sostituto procuratore vicario presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il dottor Amedeo Sessa, che ringrazio innanzitutto per essere qui nei nostri studi, ma soprattutto perché il dottore Sessa ha un'esperienza nel campo del terrorismo, anche del terrorismo internazionale, se non altro per essere approdato alla Procura di Milano negli anni 80, gli anni di piombo per il nostro paese. E con lui vorremmo avviare proprio una chiacchierata che può addentrarci, può farci capire qual è la situazione attuale, lo stato di pericolo anche dell'Italia rispetto al fenomeno del terrorismo che purtroppo ha mietuto tante vittime tutte insieme nella serata di venerdì a Parigi. Cominciamo, andiamo per ordine, dottore Sessa. Ci si chiede in Italia in questo momento quanto il nostro paese sia pronto a fronteggiare un eventuale attacco terroristico. Innanzitutto, secondo lei l'Italia è tra gli obiettivi, può essere considerata un paese a rischio realmente, soprattutto alla vigilia del giubileo che assume toni dopo Parigi ancora più pericolosi? Sì, come lei ha accennato, sono osservatore, come si dice, privilegiato, in quanto studiavo per il concorso in magistratura e tentavano i colpi di Stato in Italia negli anni 70, quando ho superato gli iscritti in magistratura subito dopo l'uccisione di Moro. Ho preso il primo incarico a Milano nel 1981, a 6 mesi di distanza dall'uccisione dei colleghi Galli e Alessandrini a Milano, e tra l'altro ho occupato l'ufficio proprio del povero Alessandrini, che non ho avuto modo di conoscere se non attraverso gli iscritti. Mi sono trovato lì negli anni di piombo e poi ho partecipato anche alla sezione terrorismo nel fine degli 83-84. Ho assistito al fenomeno terrorismo, come lo abbiamo gestito in Italia, e poi questa è tutta un'altra storia. Arrivato qui nell'84, poi mi sono trovato con le stragi tra i Cutoliani, Nuova Famiglia, e un morto ammazzato al giorno, ma questa, diceva, è un'altra storia. Il problema è stabilire quali sono le premesse per poter affrontare il terrorismo. Il terrorismo necessita di alcuni meccanismi, ma principalmente necessita di una precisa mentalità. E negli anni, quando abbiamo affrontato il terrorismo interno, le Brigate Rosse, le Brigate Nere, tutte queste altre organizzazioni criminali, vi era una forte mentalità repressiva da parte delle istituzioni. Vi ricordate il fermo di polizia, le leggi speciali, e vi erano degli strumenti non solo giuridici, ma principalmente, quello che verrò a dire che manca oggi, degli strumenti psicologici, degli strumenti, dei meccanismi di convincimento sia dei cittadini sia dell'opinione pubblica, che insomma su questa molta responsabilità nei mass media, e principalmente da parte dei nostri governanti. In altri termini, non si può affrontare un fenomeno come il terrorismo con i normali mezzi a disposizione, cioè non si può affrontare il sequestro d'Ozier con gli stessi mezzi in cui si affronta un'evasione fiscale oppure una rapina in una farmacia. Sicuramente ci vogliono altri mezzi, altri uomini, altre formazioni, altre mentalità. E ho visto, indubbiamente, insomma, potrei essere testimone che insomma, il nostro codice all'epoca è stato un po' violentato, insomma, da parte delle forze di polizia, dei servizi, eccetera, nell'interesse superiore di risolvere questo problema terroristico che insomma, era veramente asfissiante. Chi ha la mia età ricorda benissimo che insomma, si parlava di colpo di Stato, c'era Gladio, c'erano i vari brigati, c'erano attentati, anche di importanza superiore a quello che hanno fatto a Parigi. Ricordo da Piazza Fontana, di Italicus, Piazza Bologna e altri attentati simili.
sono stati affrontati perché vi era una ferma volontà politica di distruggere questo fenomeno. Non chiedetemi se poi questa volontà politica è rimasta per distruggere il fenomeno mafioso o camorristico, perché vi direi immediatamente di no, ma è un altro tema questo qui. Vi era questa forte volontà politica e quindi vi erano, oltre che i mezzi giuridici, la ferma volontà di tutti i cittadini, di tutte le istituzioni, di tutti i politici di distruggere il fenomeno. L'Italia dagli anni Ottanta è cambiata completamente. È cambiato completamente, siamo arrivati a quello che io adesso direi una democrazia dal ventre molle, una democrazia nella quale l'opinione pubblica si scaglia in maniera tremenda contro gli errori che possono commettere le forze di polizia, dove a Placanica, che ammazzò, vi ricordate, Giuliani, questo giovane facinoroso che gli voleva rompere in testa un estintore, lo uccise ed è stato assolto in primo grado, in secondo grado, in Cassazione e anche alla Corte Europea di Giustizia. Beh, che cosa è successo? È successo che Placanica è stato così messo in croce dall'opinione pubblica e dai mass media che per cui ha dovuto lasciare i carabinieri, mentre Giuliani, che era, secondo la legge italiana e tutte queste sentenze passate in giudicato, un aggressore, un facinoroso che tentava di assassinare un carabiniere, gli hanno dedicato strade, addirittura al Parlamento vi era una targa che poi hanno rimossa successivamente, eccetera. Quando noi al poliziotto Placanica, il quale stupidamente esplode un colpo a scopo intimidatorio, questo colpo colpisce una rete metallica, rimbalza il proiettile, uccide una persona a 73 metri di distanza, noi addirittura in primo grado gli diamo 9 anni di reclusione per omicidio volontario, in appello riconosciamo che è un fatto colposo e gli diamo 6 anni di reclusione. Cioè, voglio dire, con queste premesse, come volete voi che le forze di polizia, i servizi, facciano più del dovuto per cercare di reprimere questi fenomeni terroristici? Sicuramente noi saremmo di fronte e siamo di fronte a forze di polizia intimorite, che hanno paura di usare le armi, hanno paura di esporsi, perché altrimenti verranno poi messe in croce dai mass media, dall'opinione pubblica. Dall'opinione pubblica. Le leggi però dicono altro, le leggi speciali in caso di attentati e di attacchi terroristici dovrebbero dire altro, così come per esempio il presidente francese Hollande ieri ha chiesto poteri speciali, una revisione della Costituzione per il momento particolare che la Francia sta vivendo, uno stato di guerra vero e proprio, diceva Hollande ieri. Quindi anche in queste situazioni, innanzitutto, secondo lei siamo in guerra? Allora, può dire che... io prima ho accennato alle democrazie dal ventre molle, ma ci sono anche democrazie con gli attributi. E non voglio parlare degli Stati Uniti d'America, della Russia, della Turchia. Voglio parlare anche dell'Inghilterra e della Francia. E immaginate voi che un italiano lì faceva il tagliagole nell'ISIS e si vantava di essere italiano e chiamava gli altri italiani lì ad aiutarlo a fare il tagliagole. E noi, il nostro ministro prende e manda lì un caccia fa colpire con un missile proprio questo giovane e poi si vanta che l'hanno eliminato, così imparerà a dare questo disvalore nei confronti degli inglesi. Immaginate in Italia che cosa sarebbe successo. In Italia il ministro adesso sarebbe già, se non in carcere, secondo me, sicuramente si sarebbe dovuto dimettere. Immaginate che Renzi, all'indomani di un attentato, senza aspettare nemmeno che si raffreddino i morti, manda lì e dichiara guerra. L'ISIS gli manda una portaerea e tutta la potenza disponibile di questa portaerea per attaccare la capitale dell'ISIS. Che cosa sarebbe successo a Renzi il giorno dopo? Non lo so, non oso immaginare che cosa sarebbe successo. Immaginate che il presidente Mattarella vada davanti al Parlamento e vada a sostenere quello che ha sostenuto Hollande ieri.
Ha sostenuto, dice sì, io ho dichiarato, ho dichiarato guerra, ho mandato a combattere, ho mandato a distruggere questa cosa, e ho dichiarato lo stato di guerra, voglio sospendere le garanzie costituzionali in quanto c'è praticamente una situazione di guerra, e mi dovete fare una legge che mi consenta di sospendere le garanzie costituzionali anche non in situazione di guerra ma in situazione di emergenza. Cioè, se il nostro presidente Mattarella facesse un discorso di questo tipo, io tranquillamente potrei diventare monaco buddista. Stiamo lontano, a milioni di anni luce, da un'altra democrazia che sembra simile alla nostra, ma è una democrazia con gli attributi. La nostra è una democrazia dal ventre molle. Vogliamoci bene, cerchiamo le questioni diplomatiche, se rapiscono un italiano andiamo lì, gli versiamo milioni di euro, ce lo prendiamo indietro. Altre nazioni, gli Stati Uniti, no, ammazzatelo, perché noi non paghiamo un soldo, non alimentiamo così i fondi a favore dei terroristi. Ecco, perché succede questo, o meglio, in questo modo possiamo dire che l'Italia resta per il momento un paese più tutelato da questo punto di vista, anche sul fronte degli attacchi, lo sentivamo proprio dal ministro Alfano, in queste ore l'Italia è il paese dove non si sono verificati fino ad ora episodi così gravi, attentati di questa portata. Sì, è però una politica un po'... È la politica del ventre molle, non ha solo difetti, insomma sicuramente ha dei grandissimi difetti, però anche dei pregi, è quello lì di farci stare più tranquilli dalle reazioni di questi terroristi, perché tutto sommato non abbiamo bombardato, abbiamo 4 tornado e stiamo ancora discutendo nel Parlamento se devono, quando viaggiano, devono essere armati o devono essere disarmati, quindi non stiamo parlando che devono attaccare o non attaccare, se quando viaggiano questi 4 tornado, devono quando stanno in volo di pattuglia, devono o non devono essere armati, insomma, quindi chiaramente ovviamente ci siamo in una posizione più defilata, la quale da un lato ci fa fare una pessima figura internazionale per il nostro ventre molle, e dall'altro insomma, ci fa mettere in coda alla lista dei paesi da colpire da parte dei terroristi. In coda alla lista, le dice, non al riparo. Non ha riparo assolutamente, io sono convinto che prima o poi ci saranno degli attentati anche in Italia, però diciamo il terrorista adesso ha delle priorità più importanti, ha colpito l'Unione Sovietica, la Russia con l'aereo, come voi avete visto, con la bomba, e ha colpito la Francia 2 volte, la prima volta era quasi qualche cosa di dilettantesco, la seconda volta invece è stato qualcosa di veramente serio, e c'è l'Inghilterra ancora da colpire, insomma, sicuramente, e poi verremo noi, insomma. Ecco, in questo caso, secondo lei, il nostro paese è pronto a fronteggiare un rischio terroristico di questa portata, di quello che abbiamo visto, al quale abbiamo assistito? La nostra intelligence o l'intelligence internazionale riuscirà a prevenire quanto potranno essere contenuti ove mai dovesse esserci un attacco terroristico? Io sono pessimista perché apprezzo tantissime cose dell'Italia, ma questo ventre molle di cui parlavamo prima significa anche scarsa attenzione alla meritocrazia. Io registro che in Italia, nei posti di comando, nei posti più importanti, non sempre o quasi mai vengono messe le persone più adatte e più idonee. Quindi per quale motivo i servizi segreti dovrebbero essere esenti da queste problematiche? E se in un ASL, in una direzione generale del Ministero mettiamo la persona che è raccomandata da quello, questo, quel partito amico degli amici o parente degli amici, perché i servizi segreti, che tra l'altro sono anche coperti da una riservatezza che impedisce al normale cittadino di fare le sue valutazioni, per quale motivo il capo dei servizi segreti, i dirigenti, i responsabili, i funzionari dovrebbero essere i migliori investigatori, i migliori agenti segreti, e non invece dei portaborse qualsiasi del potente politico di turno?
Chiaro che se è vera questa seconda soluzione, sono persone incapaci, incompetenti ad affrontare queste sfide così importanti. Oddio, fortunatamente siamo inseriti in un quadro internazionale nella NATO per la quale c'è una collaborazione tra i vari servizi, le varie intelligence e sicuramente l'intelligence americana, quella israeliana, la francese ci daranno una mano, almeno spero. Sono affermazioni anche abbastanza serie, perché il fatto che ci sia una poca professionalità, lei dice, non sono in grado di valutare. Le nostre forze di sicurezza davvero non ci fa dormire sonni tranquilli. Ipotizzo, sarei felice di sapere che mentre le forze di sicurezza di informazione non funzionano con lo stesso schema delle nomine politiche, delle nomine del potente di turno, bensì hanno messo effettivamente le migliori persone, i migliori investigatori che abbiamo, ma questo sarebbe per me un sollievo, ma insomma sono sicuramente pessimista sotto questo aspetto. Ecco, in Italia innanzitutto c'è il Giubileo e questo sicuramente è un momento estremamente a rischio per il nostro paese. Se si vuol lasciare passare la tesi secondo la quale siamo di fronte ad una guerra religiosa, probabilmente non è così, ci sono tutti altri motivi e tutti altri interessi. In ogni caso la Chiesa Cattolica è uno dei primi obiettivi, sembra che nel Milo ci sia proprio il Santo Padre, quindi sarebbe stato il caso secondo lei di sospendere quello che era in programma, così come sta avvenendo all'estero? Anche ci sono delle raccomandazioni nel nostro paese per quanto riguarda gli eventi che prevedono la presenza di più persone, quindi fenomeni anche di aggregazione, momenti di aggregazione. Per il momento c'è una vigilanza maggiore, come gli incontri di calcio, momenti di concerti pubblici o quant'altro. Il mio pensiero è questo: sono in minoranza, secondo me al Giubileo non succederà proprio niente, e spiego il perché. Rinunciare al Giubileo, come anche a queste manifestazioni importanti e collettive, è secondo me un errore. Un errore perché che cosa vuole il terrorista? E perché il terrorista sta facendo questo? Perché vuole il terrore, vuole che ci dobbiamo terrorizzare. E quindi se noi ci terrorizziamo raggiungiamo lo scopo per il quale il terrorista ha fatto l'attentato. Quindi certamente noi dobbiamo tenere fede a tutti gli impegni che abbiamo preso in questa direzione. E poi dico che siccome è troppo chiaro, è troppo evidente, tutto il mondo è convinto che si verificherà un attentato durante il periodo del Giubileo a Roma, sicuramente ci sarà un controllo spaventoso delle intelligence di tutto il mondo e delle forze di polizia intorno a questo fenomeno del Giubileo. Siccome abbiamo visto che questi attentati, almeno anche l'ultimo, che sembra fatto da chissà quale mente, chissà quale preparazione militare, eccetera, io direi che è una qualche cosa di estremamente rudimentale. Cioè, pensateci un attimino, 6 ragazzotti, 3 armati di mitra, 3 con bombe a mano e con cinture esplosive, sono andati lì e si sono messi a sparare su dei ragazzi disarmati, persone disarmate che stavano lì. Se fossero stati più attrezzati, meglio addestrati, sarebbero andati ad attentare ad Hollande che stava lì vicino. Invece non sono riusciti in nessun modo a passare quel minimo di protezione, perché certamente Hollande non è presidente degli Stati Uniti, insomma ha una protezione sì, ma paragonabile a quelle che abbiamo noi in Italia per i nostri uomini politici di vertice. Quindi voglio dire, questi 6 ragazzotti non sono riusciti nemmeno a ipotizzare di poter superare i 5-6 carabinieri e poliziotti che difendevano questo il presidente francese. E che cosa hanno fatto? Sono andati in un locale e hanno sparato all'impazzato con delle persone inermi che stavano tutte ammassate in questo locale. Poi hanno buttato queste bombe a mano e si sono fatti esplodere. Cioè, voglio dire, il fatto è stato sicuramente di una gravità eccezionale, ha determinato queste reazioni più che giuste del presidente Hollande, che io invidio una, lo dico ancora una volta, una società nella quale si possa dire e fare questo.
Ma tutto sommato si tratta di piccoli gruppi, di piccoli polizie, di piccole unità di questi gruppi che hanno fatto queste azioni, diciamo, rudimentali. Non credo che possano gli stessi gruppi, con gli stessi mezzi e con gli stessi uomini e con la stessa preparazione, c'è chi ha detto che non sapeva nemmeno tenere bene il Kalashnikov in mano, e si vede se uno lo sa tenere o no, se sa utilizzare un'arma in maniera professionale. Non potrebbero in nessun caso queste persone fare granché di danni, insomma. Quindi è più probabile che ci siano degli attentati, sì, ma degli attentati sempre di questi di rudimentali e vili contro un ristorante, un bar, non certo contro una struttura ben protetta, quella che sarà sicuramente tutta la sede di questa riunione internazionale. Lei dice, se così davvero fosse, se non ci fosse una grande organizzazione, o non una grande organizzazione, una pianificazione professionale, potremmo anche temere, e quindi anche in paesi come il nostro, un effetto emulativo. Potrebbe stare sì, questo. Certo. L'emulazione è sempre possibile, e possiamo avere qualche cane sciolto, come si suol dire, il quale, vedendo i suoi connazionali che inneggiando Allah fanno queste operazioni, decide anche lui di immolarsi, insomma, questo non lo possiamo escludere, insomma. Però una persona del genere certamente non potrà attentare al Papa, insomma, voglio dire, insomma, sicuramente per predisporre e pianificare un attentato al Papa durante il Giubileo, cioè, ci vuole ben altro. Ecco, la nostra Costituzione che cosa prevede? Il Presidente Hollande ha chiesto la revisione della Costituzione francese. Qui in Italia come sarebbe possibile? Allora, se ne parla spesso per motivi anche più futili. Noi teniamo l'articolo 11 che dice che lo Stato italiano ripudia la guerra quale rimedio delle controversie internazionali, eccetera. E poi però che dice che si può dichiarare lo stato di guerra, e ovviamente nello stato di guerra c'è una sospensione delle garanzie costituzionali. Quindi è chiaro che se viene dichiarato uno stato di guerra, le persone possono essere arrestate, perquisite, intercettate, tradotte, trasferite, sfrattate senza un il placet dell'autorità giudiziaria, perché insomma passa l'autorità amministrativa militare la gestione di queste cose, come passa l'autorità militare, giudiziaria militare, la violazione dei reati che vengono commessi, diciamo, in questi frangenti. Basti pensare che noi, che abbiamo avuto un attacco continuativo per anni da parte delle Brigate Rosse, delle Brigate Nere, insomma, oramai fa parte della storia tutte le centinaia e centinaia di morti e di attentati che abbiamo avuto, non si è mai ritenuto di dichiarare lo stato di guerra interno. Perché la guerra ovviamente può essere una guerra con un'altra nazione, può essere uno stato di guerra interno. E non è stato dichiarato lo stato di guerra interno. E abbiamo avuto gli attentati di Falcone, Borsellino, abbiamo avuto tutta la stagione stragista della mafia che metteva le bombe un po' in giro, eccetera, e non è stato dichiarato lo stato di guerra interno alla Sicilia. Quindi voglio dire, ipotizzare che la dichiarazione di uno stato di guerra interna, non lo so che cosa devono fare questi terroristi per convincerci questo tipo di operazione. La Francia invece che cosa ha fatto? Hollande ha dichiarato guerra, ha dichiarato lo stato di emergenza, che sarebbe uno stato di guerra equivalente, se i miei ricordi di diritto comparato sono ancora validi, che equivale al nostro diritto allo stato di guerra interno, ha attaccato il nemico direttamente con i cacciabombardieri e poi ha chiesto al Parlamento di prorogare questo stato di guerra e addirittura di creare una norma intermedia con la quale, pur non essendoci una guerra o uno stato di guerra interno, si possono sospendere le garanzie costituzionali per fare fronte al terrorismo, che è inteso come guerra in senso lato. È logico che La guerra ha cambiato fisionomia, non è più la prima guerra mondiale, 8 milioni di baionette che vanno contro altri 8 milioni di baionette, insomma, diventa tecnologica, diventa cibernetica. L'ha definito terrorismo di guerra. L'ha definito terrorismo di guerra, insomma, che praticamente sembrerebbe
una ripetizione, perché il terrorismo è già di per sé una guerra, la guerra comunque porta il terrore nelle popolazioni, in tutte le altre persone. E anche la procedura qui sarebbe un po' diversa nel nostro paese. La procedura sarebbe diversa perché noi la deve dichiarare il Parlamento con il Presidente della Repubblica, cioè non è che come ha fatto Hollande, non è ci andato sono direttamente pieni poteri. Non, assolutamente non abbiamo questi poteri. Hollande vuole ancora più poteri per poter operare, diciamo, sospendendo quelle che sono le garanzie costituzionali. Torniamo sempre a quel punto: le garanzie costituzionali, con tutti i crismi, tutti gli avvocati, tutte le carte bollate e tutti i cavilli giuridici, si attaglia. Se si attaglia ad un sistema di pace, di tranquillità, di serenità sociale, non certo a una situazione di lotta al terrorismo. E allora andiamo un po' invece ai fatti di casa nostra. Non approfitto della sua presenza, archiviamo momentaneamente questa parentesi legata purtroppo al terrorismo, al terrore soprattutto che questo sta scatenando e suscitando un po' in tutto il mondo. Ecco, in Italia ci sono diversi fenomeni che comunque sono preoccupanti sul fronte della sicurezza interna, tanto è che è recentissimo il dibattito sulla legittima difesa. Io volevo affrontarlo un attimo con lei, ecco, proprio dai cittadini particolarmente avvertito, ci sono anche delle indicazioni di responsabilità, chi nei confronti delle amministrazioni comunali, chi delle forze dell'ordine, dell'esiguità delle forze dell'ordine, cosa può fare però un'amministrazione locale o comunque un ente locale di fronte a fenomeni dilaganti come quelli della microcriminalità, furti in appartamenti, rapine, scippi, che comunque terrorizzano cittadini, soprattutto quelli più deboli. Le cronache locali ne sono piene. E allora riprendiamo il discorso della legittima difesa di chi vuole tenta di difendersi da solo. Io vorrei la sua idea su questo. Allora, qui c'è un argomento che meriterebbe ovviamente un'altra mezz'ora di tempo per trattarlo, è quello che la magistratura, l'amministrazione della legge si sta scollando da quello che è l'opinione pubblica. Qui dovremmo anche ragionare anche sugli errori della magistratura, sul modo di vedere della magistratura, sul perché a volte sbaglia. Prima ho fatto due esempi importanti, ma ce ne sono tanti altri. Il discorso della legittima difesa. La legittima difesa deriva dai romani, vim vire pellere licet, è giusto rispondere alla forza con la forza. C'è un articolo del codice penale che stabilisce come deve essere strutturata questa legittima difesa. Poi Berlusconi, una delle poche cose che ho condiviso di quel momento storico, ha ampliato la legittima difesa facendo sì, e che non voglio usare tecnicismi ma in soldoni, che se una persona viene a rubare in casa e c'è pericolo di aggressione, io posso usare legittimamente le armi purché il ladro non sia in fuga, cioè non stia scappando. In altri termini, se le tre persone vengono in casa mia, come in qualche caso di cronaca ci ha detto, e io sparo e la persona non sta scappando, ma sicuramente vi è pericolo di aggressione, voglio dire, il comune sentire e la lettura dei giornali ci fa vedere come tante volte spesso capita di queste violenze subite nell'abitazione dalle persone, specialmente anziane, eccetera. In questo caso lo dice già il codice, che è scriminato il comportamento, cioè basta la lettura del codice, come è stato modificato dal governo Berlusconi, che praticamente non darebbe spazio a dubbi in ordine alla legittimità dell'intervento di una persona che spara a un ladro che trova nella propria abitazione e che non sta scappando. Invece si inserisce qui tutto un discorso di garantismo spesso eccessivo, insomma, di alcune parti della magistratura, per la quale si cominciano a fare sì, ma però come il capello, il cavillo, eccetera, eccetera, e si crea questa possibilità di una condanna anche a fronte di un comportamento che astrattamente dalla legge non è previsto come reato. Lo stesso mi accennavo alle forze dell'ordine prima, insomma,
E perciò parlo di scollamento tra l'operato di una parte della magistratura, che diventa sempre però, devo dire, predominante sull'altra, e quello il comune sentire della popolazione. E molti colleghi dimenticano che loro pronunciano in nome del popolo italiano. Quindi il nome del popolo italiano si condanna, si assolve, si fa. Quindi se spendono il nome del popolo italiano devono avere anche la sensibilità di percepire che cosa il popolo italiano vorrebbe essere affermato in queste sentenze. Ecco, ma forse non ho risposto, era più ampia la domanda. Rispetto insomma proprio all'iniziativa poi di chi si trova a caldo a fronteggiare di fronte a situazioni che ritiene particolarmente pericolose per l'incolumità sua, dei propri cari, se non del proprio patrimonio anche economico. Sì, ma il discorso è questo. È sempre una questione di mass media, mentalità, di giornalisti. Immaginate, a Pagani c'è stato l'omicidio del tenente Pittoni. Immaginate, il tenente Pittoni avesse sparato e ucciso il rapinatore che poi invece l'ha ucciso. Torniamo al caso Giuliani. Ecco, voi giornalisti diciamo, ma come il carabiniere ha ammazzato questo giovane, minorenne, incensurato, studente, che aveva sì una pistola, e magari se quella pistola era finta, cioè che fine faceva questo tenente Pittoni? Sicuramente una fine migliore di quella che ha fatto, però avrebbe passato tutti i guai della sua vita. E allora ha preferito non andare armato, non intervenire in maniera armata, correre il rischio di essere ucciso, è stato ucciso, e poi naturalmente tutta l'opinione pubblica a favore del carabiniere morto, eccetera. Dobbiamo fare delle leggi valide che vanno nella direzione giusta di proteggere il cittadino onesto dall'attacco della criminalità. Non leggi del tipo antiterrorismo, cioè dimenticavo qualche cosa che può interessare veramente, strapperà un sorriso agli telespettatori, che abbiamo fatto delle leggi antiterrorismo di recente, insomma, e abbiamo fatto una prima legge che dice che quando una persona legittimamente detiene delle armi da fuoco, contando di posto d'armi, denuncia, eccetera, eccetera, se i caricatori delle pistole superano i 15 colpi, anche nella pistola originale, se una pistola nasce a 17 colpi, si deve dichiarare il caricatore. Quindi questo detentore deve dichiarare il caricatore che superi i 15 colpi della pistola o 5 colpi della carabina. Prima legge antiterrorismo. Seconda legge antiterrorismo è che i cacciatori, contando di porto d'armi, eccetera, tenendo un'arma da caccia regolarmente denunziata, eccetera, non possono andare a caccia se quell'arma che loro hanno e con la quale vogliono andare a caccia somigli a un'arma da guerra. Quindi un'arma che somiglia a un'arma da guerra, il cacciatore non la può usare a caccia. Questa è una sta proprio nelle norme per il terrorismo, antiterrorismo. La terza più bella che è stata fatta è stata creata la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le direzioni distrettuali antiterrorismo. Come l'hanno fatto? Hanno fatto una legge che aggiunge una A, cioè praticamente alle normali DDA e DNA, quindi Direzione Distrettuale Antimafia e Direzione Nazionale Antimafia, è stata aggiunta una A. Il personale è identico, i mezzi sono uguali, le leggi sono uguali, però adesso c'è una A in più. La DNA si chiamerà DNAA, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La DDA si chiamerà DDAA. Ma è sempre la stessa. Ma con gli stessi uomini, gli stessi mezzi, le stesse leggi, gli stessi poteri. Qui c'è un problema nel nostro paese, che è quello che i cittadini, le diceva, in nome del popolo italiano, ascoltare le istanze. Sembra un po', definiamo lo sport tra virgolette. Più che le istanze, il comune sentire. C'è questo scollamento. C'è il cittadino che si trova in casa, un ladro, alle 3 di notte, c'ha la moglie, la bambina piccola, si trova un ladro, tre ladri alle 3 di notte, ed è legittimo possessore di un'arma, eccetera. Cosa pensa quel cittadino? Che cosa dice che si deve fare in quelle circostanze? E questi i magistrati ne dovrebbero tenere conto, perché la legge sul punto, per la verità, è già chiara. I cittadini chiedono, io dicevo, di essere messi in sicurezza, e sul fronte del terrorismo, sul fronte delle minacce che vengono anche da cittadini extracomunitari che non condividono
la cultura di un popolo o comunque la dignità dell'individuo stesso, ma anche da problemi interni. Ecco, c'è un'idea un po' particolare, in questi giorni si dibatte soprattutto tra la cultura dell'accoglienza, quanto l'Italia ha fatto bene a garantire questa massima apertura e quanto i terroristi possono essersi infiltrati sui barconi e quindi arrivati in Europa attraverso anche il nostro paese. Probabilmente su tutti andrebbe detto che è giusto accogliere i cittadini, così come noi italiani siamo stati accolti nei paesi stranieri, ma con tanto di rispetto per la cultura. Insomma, se io vengo a casa sua devo rispettare le sue regole, altrimenti non posso immaginare di essere ospite nella sua casa. Un po' così per tutti dovrebbe essere, quindi adeguarsi anche. Non è così, siamo molto molto più democratici e forse alla fine ne paghiamo le conseguenze, ma tutto sta sempre nel rispetto della sicurezza dei cittadini. Quanto noi veniamo messi in sicurezza? Da quello che capiamo, non anzi forse in maniera proprio esigua. Ma certo, il discorso è questo, che c'è un meccanismo, bando ai tecnicismi, il quale costringe il paese nel quale arrivano di primo approdo a praticamente registrare queste persone, e queste persone devono rimanere in quel paese. È un accordo internazionale che, insomma, che andrà sicuramente modificato. Questo che cosa fa? Che noi risolviamo all'italiana questo discorso. Allora che cosa facciamo? Non li registriamo. Dice, perché se li registriamo tutti quelli che arrivano in Italia saranno costretti a restare in Italia e li dobbiamo accogliere noi, tenere noi nel nostro libro paga, eccetera. Invece siccome il 90% di questi che vengono in Italia non vogliono restare in Italia, chi vuole andare in Germania, in Olanda, eccetera, eccetera, che cosa facciamo? Li risolviamo all'italiano, non li registriamo, non li identifichiamo, per cui questi qua poi andranno in Olanda, verranno identificati per la prima volta in Olanda e resteranno in Olanda, in Germania e nelle altre nazioni. E questa risoluzione all'italiano, come tutte le soluzioni all'italiana, è ovviamente l'altro lato della medaglia, che ci potrebbero essere fior fior di terroristi magari mandati qui proprio per creare cellule terroristiche, per fare l'attentato di cui parlavamo prima, e dei quali ci passerebbero sotto al naso, insomma non avremmo proprio la possibilità di stabilire. Questa è la falla del sistema, insomma l'accoglienza sì, però con la garanzia e con le sicurezze dovute, cosa che in questo momento probabilmente non abbiamo avuto. Assolutamente non avviene. Io la ringrazio per questa chiacchierata, il tempo stringe, purtroppo saremmo qui a parlare ancora per ore rispetto a delle tematiche così scottanti. Grazie per aver dato la sua disponibilità, ovviamente grazie a voi da casa per averci seguito. Grazie a tutti. Arrivederci.